Quindi dovete essere più che fare, ok? Questo è l'ultimo stadio. Quando sarete, diventerete dei grandi musicisti. I grandi musicisti hanno talmente interiorizzato, ad esempio, un brano, che sono diventati un tutt'uno con la musica. Non stanno facendo musica, sono essi stessi musica. Ogni respiro, ogni cellula è diventata musica, perché sono passati dal fare all'essere. Loro non sembrano essere molto, diciamo, impegnati a fare qualcosa, perché appunto sono un tutt'uno con la musica. Se voi assistete a un concerto di questi grandi musicisti, per voi sarà un'esperienza unica, irripetibile. È un'energia che investe tutto. E questo è l'obiettivo più alto che vi dovete porre. Perché appunto molti, la stragrande maggioranza di noi, di voi, si limitano solo a superare gli aspetti tecnici del brano, ma ciò non basta. Molti sono bloccati dalle preoccupazioni, dalle paure. Come faccio questo? Come posso impressionare il pubblico? Nel nostro gruppo ce ne sono. Come? E così facendo si rimane sul fare. Molti vogliono stupire, vogliono fare qualcosa per impressionare gli altri. Quindi rimangono al fare, non all'essere. Bisogna, per essere, bisogna andare oltre, bisogna osare. Non sono soltanto Carbonara, Martin Frost, tutti i grandi, questi pochi grandi che possono farcela. Ma ci può diventare chi lo vuole diventare un grande musicista, ok? Quindi non soltanto loro, ma chi vuol diventare un grande musicista può diventarlo. Bisogna soltanto essere, non fare.